Intanto una prima cosa che mi sento di dire è che dei 33 ricoverati sardi negli OPG del continente ne sono rimasti 20, come è stato detto da Pierpaolo Pani e da altri, e intanto non sappiamo quei 13 che fine hanno fatto, sono stati fatti rientrare, con quali progetti, con quali risorse, sperando che appunto siano stati fatti rientrare. Questa cosa ci interesserebbe sapere. E in questi anni abbiamo avuto un po' di difficoltà appunto a conoscere, a sapere. Cioè è successo che una legge istituita per garantire i cittadini, come quella sulla privacy, ha costituito un elemento che c'è stato di ostacolo, che è stato usato per impedire ai cittadini di avere giustizia. Ogni volta che abbiamo chiesto alle ASL, ai comuni, di sapere almeno insomma, l'appartenenza di questi pazienti per poter chiedere alle istituzioni interessate che predisponessero i progetti, i percorsi riabilitativi, c'è stato apposto appunto questo ostacolo, il diritto alla privacy, che poi appunto si è tradotto in diritto molto poco ambito a vedersi rinnovata la misura detentiva, pur in assenza delle condizioni che l'avevano imposta. E questo è un altro degli elementi su cui mi viene da fare una riflessione. Credo che, come in altri ambiti, anche in questo ci sia stato un carico eccessivo sulla magistratura, che è stata caricata di un ruolo improprio. Se appunto tuttora ci sono 20 ospiti degli OPG della penisola, e di questi ben l'80%, 16 sono dimissibili, ma non avviene, è perché non sono stati predisposti i percorsi terapeutici, riabilitativi, non sono stati presi in carico e sono state purtroppo rinnovate le misure di custodia. Poi abbiamo appreso anche da questo conto del direttore del dipartimento che si lavora alacremente nella SLOT e speriamo anche nelle altre, però poi ci sono anche alcune scadenze che io non ho capito se sono state rispettate e se lo saranno le prossime a distanza ravvicinata. Per esempio la legge citata dalla dottoressa Ornano e da altri, la 81 del 2014, che ha convertito in legge il decreto 52, prevedeva che entro 45 giorni dall'entrata in vigore, quindi entro il 15 luglio, venissero attuate iniziative per garantire il completamento del processo di superamento, e quindi venissero forniti percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione dei ricoverati in OPG. Io ecco, non ho capito se questa cosa è stata fatta o meno, così come non ho capito a che punto siamo rispetto alla scadenza del 31 dicembre, alla quale la nostra regione deve riferire ai ministri competenti della sanità e della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale. Saremo in grado di fare un resoconto al 31 dicembre completo, esaustivo, rispetto alle esigenze che hanno questi individui? E ancora, ci chiediamo se i servizi dedicati alla salute mentale sono attrezzati non solo economicamente e professionalmente, ma anche culturalmente, non solo per accogliere, ma anche per evitare la scelta della facile strada dell'esclusione. Insomma, una cosa che avviene, soprattutto in campo sanitario, ma non solo, è che un eccesso di offerta induce in misura più o meno grande un aumento della domanda.
abbiamo lottato per anni contro questa che ci sembrava un po' una follia dell'istituzione delle REMS. Peraltro è stato detto, e insomma risulta così anche a me, che si sta convertendo l'ipotesi originaria. Inizialmente erano due REMS, poi è diventata una da sistemare a Ploa, che prevedeva 40 posti letto. Intanto nella relazione fatta dai ministri al convegno in Parlamento, nel quale Gisella ha fatto tra l'altro un'importante relazione, in quel convegno i ministri hanno appunto riferito nelle tabelle allegate a quella relazione c'è scritto ancora che in Sardegna è prevista una REMS di 40 posti letto. Ora si tratta di capire se i dati che si sentono nei corridoi poi diventano ufficiali veramente. Certo, i 40 posti letto sono una follia, perché se 16 individui hanno diritto, sono dimissibili, quindi hanno diritto ad uscire dagli IPG, ne restano 4, facciamo una struttura di 40 posti letto per 4 pazienti. Beh, insomma, a me viene da pensare che poi sia facile, appunto, se l'offerta è così alta, che una parte di questi 10 pazienti, o magari qualcun altro che è di difficile gestione, viene facile imbucarlo nella REMS. Quindi una struttura di così tanti posti letto è una struttura che induce quel comportamento, quelle logiche che stiamo avversando da tempo e che oggi, diciamo, finalmente trovano con la legge 81 un'inversione di tendenza importante. Io credo ci siano, io ho segnato 5 punti, credo che siano quelli fondamentali e che la legge 81 ha comportato. L'applicazione preferenziale di misure di sicurezza diverse dal ricovero in OPG o in REMS, peraltro questa cosa era una cosa che era stata anche sancita dalla Corte Costituzionale in precedenza nel 2003 e nel 2004, anche se poi era rimasta un po' lettera morta. L'insufficienza della sola mancanza di programmi terapeutici individuali per l'emissione del giudizio di pericolosità sociale, una maggiore attenzione alla formazione, è stato detto da diversi, ricordo da Augusto Conto, la formazione è fondamentale e deve formare tra l'altro personale, non soltanto psichiatrico e infermieristico, e le strutture addette a questi cittadini devono essere strutture che hanno anche altre professionalità più orientate alla riabilitazione, come gli educatori, gli psicologi e i terapisti della riabilitazione psichiatrica. Ancora, la concessione del tempo per rivalutare, appunto per modificare e ridurre le REMS e destinare i fondi ai dipartimenti e non appunto alle strutture di custodia, e infine il divieto per le misure di sicurezza detentive di superare il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso. È assurdo che questi subissero una sospensione della Costituzione, è una cosa che abbiamo detto tante volte che speriamo di non dover ripetere più. E allora chiudo rapidamente, nonostante il disturbo mentale renda l'individuo soggettivamente meno responsabile, una cultura che è stata in questi anni attenta soprattutto alla difesa della collettività da possibili minacce e alimentata anche da mezzi di informazione preoccupati più di vendere notizie che di fare informazione corretta, ha prodotto minori tutele nei confronti di questi individui, fino appunto a una vera sospensione dei diritti costituzionali.
In questa fase politica del nostro paese si sta verificando una compressione crescente dei diritti umani fondamentali, tutelati da quella Dichiarazione Universale dei Diritti di cui ricorre oggi il 66esimo anniversario. E in questa situazione la difesa dei più deboli, di cui ricoverati negli OPG costituiscono l'esempio più emblematico, può sembrare un lusso irraggiungibile. E per quanto ci riguarda siamo sempre più convinti che l'attacco ai diritti degli ultimi è il grimaldello che un potere ingiusto usa per attaccare i diritti di tutti. Con questa consapevolezza, come Stop OPG, continueremo a batterci per l'eliminazione di luoghi di esclusione sociale come gli OPG e anche le REMS. Siamo orgogliosi di aver lanciato la rassegna Il Mese dei Diritti Umani, e l'interesse che questa rassegna ha sviluppato ci fa sperare di essere riusciti a dare e di riuscire a dare in futuro il nostro piccolo contributo per creare le condizioni di una società più giusta. Grazie. Grazie.